Benvenuti in questa seconda domenica d'Avvento. Il grande protagonista che ci presenta il Vangelo è Giovanni il Battista, che ci indica la conversione come via concreta per rispondere a quella vigilanza che avevamo già presentato domenica scorsa. Ecco che allora la conversione diventa il primo passo per andare incontro al Signore che viene e anche per noi, per prepararci bene al Natale. Dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi. Perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Convertitevi. È questo il grande imperativo che subito la seconda domenica d'Avvento ci presenta nel Vangelo. Cosa vuol dire convertirsi? Beh, convertirsi è un cambiare mentalità, è un vedere la vita in un altro modo, in un'altra prospettiva. Sappiamo che il Vangelo ci insegna la pace al posto della guerra, la fraternità al posto della violenza. Ecco che allora il cammino di Avvento ci segnala innanzitutto questo. Per accogliere Cristo bisogna accogliere la sua novità, il suo modo diverso, la prospettiva innovativa, che è quella evangelica, di vedere il mondo, la storia, gli altri. Giovanni il Battista viene presentato con un abito strano, veste peli di cammello, una cintura di pelle. Anche la sua dieta è particolare. Perché? Ecco, Giovanni il Battista viene ritratto come il perfetto profeta, infatti l'abito richiama il profeta Elia, e colui che è puro. Questo cibo indica l'osservanza stretta della legge di purità, che prescriveva di non toccare il cibo con mani impure, e quindi Giovanni Battista non prendeva neanche cibo che potesse essere toccato da altri. Ecco allora il miele selvatico e le cavallette. È un ritratto, chiaramente, che dice che Giovanni il Battista davvero è l'ultimo grande profeta, colui che per primo vive ciò che predica. E allora ecco che Giovanni Battista è colui che incarna questa conversione, questo essere rivolto a Dio. È anche l'invito che questa domenica d'Avvento rivolge a ciascuno di noi. Proviamo a chiederci: qual è la conversione che devo attuare nella mia vita? Il Signore Gesù cosa mi chiede di cambiare per aderire realmente al suo Vangelo? La coerenza di vita è allora la prova di una reale conversione che è avvenuta in noi. Come vivere questa coerenza? Ci aiuta la seconda lettura, dove Paolo ai Romani scrive: «Il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio». L'accoglienza, la fraternità, l'imitare Gesù Cristo. Questa è la condotta che ci è richiesta per testimoniare
una coerenza nata da una vera conversione, da un volgere lo sguardo a Cristo e non ad altri. E allora proviamo a chiederci in quale ambito la nostra coerenza deve essere più vera. Certamente la nostra fede non può limitarsi a essere una fede privata, esteriore, ma proviamo davvero a fare un esame di coscienza. La messa, l'ascolto della parola di Dio, vivere concretamente la comunità cristiana. Tutte queste cose sono parte integrante che ci abilitano fin dal battesimo a essere figli di Dio e realizzano in sé il nostro stile di vita cristiano. Ad esempio, nel nostro oratorio stiamo organizzando delle merende fatte da alcune mamme che riescono a coinvolgere anche le giovani famiglie e bambini a riportare in oratorio tanti giovani. Ecco, sono piccoli modi concreti per dire una fraternità, una vita condivisa, che poi, mano a mano, che si approfondisce la conoscenza di sé, degli altri, fa respirare questo buon profumo di Vangelo.